Buongiorno bambini, oggi vi presenterò il corsivo. La direzionalità delle lettere. Che cos'è la direzionalità delle lettere? Ogni letterina ha un proprio punto d'inizio, un percorso stabilito da seguire e un punto dove finisce. Ed è proprio in quel punto che si unisce alla letterina che segue. In questa slide, bambini, ho inserito le letterine in corsivo maiuscolo e le letterine in corsivo minuscolo. Il punto di inizio è rappresentato dal numero 1, il punto di fine dal numero 3 e talvolta anche dal numero 4. Qui abbiamo le letterine in corsivo minuscolo. Anch'esse hanno una propria direzionalità, un punto di inizio, un percorso stabilito da seguire e un punto in cui finiscono. Il corsivo ha una caratteristica molto importante che lo rende diverso dai caratteri studiati sino ad ora, come lo stampato maiuscolo e lo stampato minuscolo. Nel corsivo sembra che le letterine si diano la mano. È molto importante scrivere lentamente, soprattutto ora, bambini, che stiamo imparando. Per imparare il corsivo seguiremo il metodo del professor Camillo Bortolato. Il metodo analogico individua 5 grandi famiglie a cui appartengono le singole letterine. Abbiamo la famiglia delle montagne, la famiglia delle punte, la famiglia delle corone, la famiglia delle tonde, la famiglia delle asole. Le cinque famiglie del corsivo viste da vicino. Allora, in alto a sinistra abbiamo la famiglia delle montagne, segue la famiglia delle punte, poi abbiamo la famiglia delle corone, in basso a sinistra abbiamo la famiglia delle tonde. E infine, in basso a destra, abbiamo la famiglia delle asole. Osservatele bene. Ecco, la famiglia delle montagne. Fanno parte della famiglia delle montagne la lettera M, N, V, che ricorda proprio le montagne. Allora, bambini, ho preparato per voi sul quaderno a righe, le cinque famiglie. Per prima cosa osserviamo bene lo spazio del foglio sul quale andremo a scrivere. Vedremo che il corsivo occupa lo spazio di 3 canali. Il canale piccolo rappresenta il prato, il canale grande in alto, il cielo, e il canale grande in basso, il terreno, il sottosuolo. Ho disegnato degli alberi perché così come fa l'albero, anche le letterine occupano questi spazi sul foglio. Qui abbiamo la famiglia delle punte, fanno parte della famiglia delle punte la I, la U, la T e la P, perché vedete bambini, hanno proprio delle punte, terminano con delle punte, in alto o in basso. Andiamo avanti, vediamole sul foglio. Vedete bambini, state attenti perché in questo caso la I e la T cambiano famiglie da maiuscolo e diventano delle corone, mentre la P in basso, vedete a sinistra, in basso qui al centro in realtà, diventa una pancetta. Andiamo ancora avanti. Abbiamo la famiglia delle corone. Fanno parte della famiglia delle corone la R, la S e la S. Andiamole a vedere sul foglio. Eccole, eccole qui, le ho preparate per voi. Andiamo avanti. La famiglia delle tonde. Fanno parte della famiglia delle tonde la A, la O, la D, la G o la G, la Q, la C o la C. Eccole qui, sul
sul foglio. Allora, bambini, osservatele bene. Alcune letterine occupano soltanto il canale del prato, così come fa la M in corsivo minuscolo. Altre lo spazio del cielo e del prato, così come fa la lettera T. Altre occupano lo spazio del prato e del terreno, così come fa la P o la G in corsivo minuscolo. Altre occupano tutte e tre le righe, così come accade per le lettere del corsivo maiuscolo, per la lettera G o G, ad esempio, che occupa lo spazio del cielo, del prato e del terreno. Avete visto, bambini? Dai, ora mettiamoci all'opera. Impariamo a scrivere in corsivo. Qui invece, bambini, abbiamo la famiglia delle asole. Ecco, fanno parte della famiglia delle asole la lettera E, la lettera L, la lettera B, la lettera F, ma anche la lettera H, la mutina. Ricordano proprio le asole dei pantaloni o del grembiule. Andiamo avanti. Eccole qui. Sul foglio abbiamo la E in corsivo minuscolo che occupa soltanto lo spazio del prato. Invece la E in corsivo maiuscolo occupa lo spazio del cielo e lo spazio del prato. Così come fa anche la L. State molto attenti perché invece la F che cosa fa? In corsivo minuscolo appartiene alla famiglia delle asole, ma in corsivo maiuscolo diventa una corona. Osservatela bene. Come ultime letterine abbiamo la B e la H. La H è davvero molto particolare perché da maiuscola diventa una corona affiancata da un'asola. Invece la B da asola diventa pancetta e appartiene alla famiglia delle tonde in corsivo maiuscolo. Osservatele bene e mettiamoci all'opera. Iniziamo a lavorare sul quaderno. Ciao bambini, a presto!